Buongiorno dalla piccola cucina di Casey Energy e buongiorno al nostro piccolo pubblico sempre presente sulla nostra piccola tavola. Oggi vi faremo una ricetta molto golosa e che mia figlia adora perché sono i suoi preferiti, i bomboloni alla Nutella, ovvio, non alla crema. Cosa ci serve per questa ricetta? Allora, per questa ricetta ci serve la bellezza di 150 grammi di farina maritoba, 40 grammi di zucchero semolato, 2 uova, estratto di vaniglia, lievito di birra, aroma al limone, sale e ovviamente ci serve anche 40 grammi di burro che noi lo lavoreremo perché andrà lavorato. Iniziamo con l'impasto. Allora, impastiamo la farina. E lievito di birra. E l'aroma. E metà delle uova. Ora impastiamo. E adesso delle uova. Ecco qua. Adesso lasciamo assorbire bene le uova. Bene, bene. Pure poco. Adesso inseriremo il burro lavorato, leggermente lavorato. Terminiamo con il nostro pizzico di sale. Ricordiamo sempre che il sale va messo alla fine. L'impasto è quasi pronto. Ecco, adesso il nostro impasto, vedete, è bello liscio e compatto. E adesso lo mettiamo in frigo a raffreddare per un po'. Una volta che l'impasto è raffreddato, lo tiriamo. Lo tiriamo e circa 2 cm di altezza. E con un K-Past ci facciamo i nostri cerchi. Eccoli. E li metteremo dentro, sopra una teccata da forno e spolverizzata con la farina di riso. Metteremo a lievitare a una temperatura di 30 gradi. Ok, dopo averli lievitati per 90 minuti, scaldiamo l'olio e proviamo a vedere come vengono i nostri bomboloni. Speriamo bene. Certo, sono piccolini, ragazzi. Wow, si gonfia, guardate come si gonfia. Oddio, l'olio, forse l'olio è troppo. Guardate ragazzi che carini i nostri piccolini bomboloni. Bellissimi, guardate che meraviglia. Adesso spolveriamo di zucchero a velo e un po' di Nutella dentro e penso che saranno anche buoni. Dopo proviamo.